Qual è il suo rapporto con il Depp? Lo ha amato? Io leggevo una prefazione che ha fatto il prototipo di suo padre, che ha conosciuto suo padre, le qualità di suo padre in tarda età. Beh, mio padre era un appassionato di questi luoghi, veniva, andava a pescare sul Po della Gnocca, il nome evoca una dimensione ludica, andava a pescare sul Po di Goro, e viveva del Po, era nato sul Po, era nato a Badia Polesine, ha vissuto a Stienta e ha fatto la guerra, la seconda guerra mondiale, intesa come evidentemente una tragedia dell'umanità, ma che lui ha percepito in un modo marginale, nel senso che non è stato impegnato in condizioni di tragedia come è capitato a molti. E quindi gli raccontava, perché lo ha scritto, che per lui è stata molto più drammatica l'alluvione del Polesine, e quindi in quel momento, nel 51, prima che io nascessi, lui si è sentito nella necessità di aiutare persone, di vedere quelli che avevano avuto la violenza della natura che ha cancellato, gli ha fatto perdere tutto, e quindi la solidarietà. E queste cose che ci raccontava, certo per noi era difficile immaginare cosa sia stata la New York, una sorta di diluvio universale, perché l'ha vissuta, ne aveva scritto appunto Cibotto. E lui, oltre a parlarne e quindi a sentire un po' come un fiume che dà fertilità, dà tutto quello che può essere utile per la coltivazione agricola, però può anche diventare, ribaltarsi completamente, diventare violenza e morte, e tutto questo è diventato materia di 4 libri in cui lui ha raccontato le storie dei suoi anni. Lui è nato nel 21, quindi diciamo che ha cominciato a percepire il mondo dal 28-29, quindi da lì in avanti il racconto è di qualcosa che noi non possiamo neanche immaginare, quindi leggendolo mi sono reso conto che è stato importante che quelle cose siano diventate un romanzo, un racconto, una memoria, perché altrimenti si sono andate disperse. Quando muore qualcuno si perde un pezzo di umanità, perché quello che lui tiene dentro di sé, la sua memoria, non sempre viene registrata, e quindi la morte di un vecchio è un danno per tutti, anche per i giovani, e che una persona se ne vada lasciando memoria così forte di quello che ha visto è per noi una ragione di sollievo, perché di quelle cose altrimenti non avremmo notizie. Pensano tanto a quante persone ho conosciuto o ho saputo a un certo punto che non c'erano più, e quanto di quello che hanno vissuto ne rimane e quanto se ne va con loro. Mio padre, fortunatamente, tra i 93 e i 97 anni, in un tempo molto estremo, grazie anche all'impegno di mia sorella, sono lasciato la testimonianza di tante cose, quindi leggendolo si vivono condizioni, situazioni, sentimenti, emozioni, anche l'amore, il rapporto con mia madre, che sono difficili anche da concepire oggi, in cui la crudeltà, l'odio, la violenza, quando vedi questo gruppo di ragazzi senza idee che violentano una ragazza, non è soltanto la violenza, è proprio l'assenza di attenzione e sensibilità a qualcosa che riguardi la vita, perché uno deve comportarsi, qual è il vantaggio? Cioè tu hai un piacere fisico che rubi in quel modo, che umili una donna, e cosa ne hai, qual è? Perché l'hai fatto? Perché sei un idiota, perché non hai nessuna idea in testa, perché non hai nessun mondo in cui muoverti. Purtroppo questo è un tema abbastanza complesso,